Ciao a tutti amici di Alessandro Tech World e benvenuti in questo video nuovo video, ma in realtà non è che è proprio nuovo, perché questi Powerline avevo già fatto una recensione, credo più di un anno fa, ma praticamente voglio rifarla perché voglio farla più corta, più facile, a disposizione di tutti gli utenti. L'altra volta avevo fatto una recensione da 15 minuti, non si poteva sentire. Stiamo parlando del TL-VPA 4220 Kit. Un kit Powerline con Wi-Fi N300, un kit AV500, questi sono i premi che ha preso, ma dei premi a noi non ce ne frega tanto perché interessa come funzionano, quanto costano e quant'altro. Li troverete su Amazon a un prezzo davvero molto vantaggioso che secondo me vale la pena acquistare. Non tenete in considerazione gli altri Powerline perché sono estremamente costosi e sinceramente non vale la pena acquistare Powerline a 130 euro, sinceramente. Questi ne costano 46, 50, alle volte 42, alle volte anche meno. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere come configurare a livello fisico. Ok ragazzi, allora come primo step dobbiamo collegare i due Powerline a una ciabatta di corrente, ok, e attendere circa un minuto. Lo step successivo è praticamente quello di accoppiare i due Powerline. Nelle porte Ethernet vedete che non ho collegato nulla, non vi preoccupate, questo lo faremo dopo. Andiamo a fare l'accoppiamento dei due Powerline. Ok ragazzi, adesso siamo pronti per accoppiare i Powerline. Allora, come prima cosa andiamo su quello più piccolo, vedete? Dovete premere il tasto di pair per un secondino e mezzo e attendere che la luce del power non inizia a lampeggiare. Successivamente andiamo su quello più grande e anche qui vedete che ha un piccolo pirolino, mentre invece qui vi è un forellino che serve appunto per resettarlo. Andiamo a premere il tasto di pair per un secondino e mezzo e vedete che anche qui la luce del power inizierà a lampeggiare. Ora attendiamo che la luce della casetta si accenda di verde. Potete vedere che i Powerline sono accoppiati perché? Perché la lucina centrale del Powerline più piccolo e la lucina praticamente della casetta del Powerline più grande sono accese. Questo vuol dire che i Powerline tra di loro sono accoppiati. Ora dobbiamo andare a decidere se fare il clone della rete wireless oppure no. Andiamo a vederlo insieme. Ok ragazzi, adesso dobbiamo effettuare il cloning della rete Wi-Fi, perché questo Powerline più grande genera una rete Wi-Fi differente con la password differente dal vostro modem router. La password la troverete scritta qui, volendo potete anche non clonare la rete. Per clonarla dovete premere il tasto di VPS sulla parte frontale del Powerline più grande per un secondo e mezzo e vedrete che inizierà a lampeggiare in maniera regolare. Successivamente dovrete andare a premere il tasto di VPS sul vostro modem router centrale, che in questo Freexbox 7490, se avete premuto il tasto VLAN per qualche secondo, ma per esempio sul modem Telecom basta premere il tasto Wi-Fi per un secondo e mezzo e il VPS verrà attivato. Vedete? Ecco, ha smesso di lampeggiare qui, ha smesso di lampeggiare sul modem router, la rete è clonata. Quindi adesso noi vedremo sempre la rete che vedevamo prima con questo Freexbox 7490 e non vedremo più un nome della rete differente di questo Powerline. Quindi ora non dovete fare più null'altro, dobbiamo andare a fare il collegamento di questo più piccolo. Ok ragazzi, la configurazione è praticamente finita, adesso cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo fare una cosa molto molto banale, dobbiamo mettere questo Powerline più piccolo e lo dovremmo collegare con il cavetto Ethernet che arriva dal vostro modem router, lo collegheremo quindi con un cavetto Ethernet che, ripeto, arriva dal vostro modem router, quindi nel mio caso passa attraverso uno switch, e questo Powerline più grande lo dovrete mettere appunto nella zona dove vi necessita appunto avere la connettività Wi-Fi, che può essere per esempio al secondo piano di un'abitazione, oppure se avete un'abitazione magari su un unico piano molto grande dall'altra parte della vostra abitazione, oppure se per esempio il modem router lo avete al piano terra e al terzo piano non avete la connessione Wi-Fi, potrete mettere al terzo piano
questo power line più grande, il quale vi genererà una rete wireless con lo stesso nome, la stessa password del vostro modem router originario. Quindi di fatto sui vostri device, quali smartphone, PC oppure anche una televisione o PS4, non dovrete fare null'altro, perché i telefoni avranno memorizzata già la rete Wi-Fi del vostro modem router principale e di conseguenza lo smartphone cambierà in automatico la connessione tra il vostro modem e il powerline wireless. Niente, per questo video credo di aver detto tutto. In realtà c'è anche la possibilità di entrare all'interno del powerline più grande tramite un software di configurazione, il quale troverete appunto il link in descrizione. Potrete accedere alla pagina di configurazione tramite appunto l'indirizzo IP che ha acquisito il powerline più grande. Per appunto sapere quale indirizzo IP acquisito dovrete utilizzare questa utility, che troverete nel link in descrizione. Purtroppo TP-Link si è dimenticata di metterla all'interno del sito internet, ma fortunatamente ve l'ho inserita appunto sotto nel video in descrizione, in modo tale che potrete scaricarla senza andare sul sito TP-Link, troppi sbattimenti e quant'altro. Niente, dai, per questo video credo di aver detto tutto, io vi ringrazio e ciao, al prossimo video!